Buonasera e un ben trovati a tutti a questo ciclo di due incontri. Il tema è un tema ormai all'ordine del giorno. Parliamo di tempi di Covid, ma parliamo di tempi di Covid dal punto di vista dei bambini e degli adolescenti. Inizieremo con l'incontro di oggi, accennando nel dettaglio quella che è un po' la cornice in cui bambini e adolescenti hanno vissuto e stanno vivendo e vivono ormai da un anno. E quindi proveremo un pochino a fare una riflessione e a portare alla luce quelli che sono gli elementi più delicati, gli elementi più critici per i più piccoli e per i giovani. E quindi noteremo quelli che sono gli aspetti più rilevanti da osservare, tenere a mente, mentre nel prossimo incontro, che sarà giovedì prossimo, sempre alle ore 18, cercheremo di affrontare quelle che possono essere le strategie, quelli che possono essere delle buone prassi da mettere in pratica con i più piccoli e con gli adolescenti, e cercheremo anche di riflettere in termini di prevenzione. E quindi iniziamo appunto l'incontro di oggi cercando di avanzare delle riflessioni rispetto a quello che è stato vissuto e che si sta vivendo in questo periodo. E da un anno ormai siamo ormai a quello che è l'anniversario di questo tempo molto delicato, di questo tempo critico per tutti. È iniziata come un'emergenza sanitaria, si configura come un'emergenza sanitaria e procede come tale. Inevitabilmente questa emergenza sanitaria ha assunto in breve tempo anche quella che è un'emergenza economica, ma anche un'emergenza più logistica, più organizzativa. E pensando a quelli che sono i più piccoli, i più giovani, bambini e adolescenti in questi tempi di Covid-19, l'emergenza sanitaria sembrerebbe coinvolgerli fino ad un certo punto. Infatti, quelli che sono i dati che abbiamo a disposizione, sono dati rassicuranti perché ci confermano di come tendenzialmente sono meno sensibili a questo virus, meno vulnerabili, o comunque per lo più asintomatico o con un decorso, una prognosi migliore. E questo in qualche modo rassicura, rasserena e in qualche modo ce li fa sentire meno soggetti, meno suscettibili a quello che è l'emergenza sanitaria del momento. Per quanto riguarda l'emergenza economica e quella che è l'emergenza e l'impatto in termini logistici, organizzativi, anche a livello di vita familiare, indubbiamente li sentiamo come delle impellenze, delle urgenze, delle emergenze che colpiscono principalmente il mondo degli adulti, il mondo dei genitori, il mondo dei grandi, e quindi parzialmente li sentiamo come temi emergenti che coinvolgono i più piccoli e gli adolescenti. Tuttavia, commetteremo un errore nel restare unicamente orientati e unicamente focalizzati in quella che è un'indubbia emergenza sanitaria, economica e anche logistico-organizzativa. Chiaramente in questo momento, in questa fase, non è possibile parlare di dati certi, dati sicuri, ci vorrà ancora molto tempo per capire un pochino quelli che sono i dati che emergono successivamente a questo periodo di pandemia, ma sicuramente quello che possiamo indubbiamente evidenziare e sottolineare è che questa pandemia, oltre ad essere un'emergenza sanitaria, economica e logistica, è un'emergenza che riguarda anche quello che è il benessere emotivo. Il benessere emotivo, il benessere psichico, il benessere psicologico. In primis di noi adulti e quindi di riflesso successivamente anche il benessere psicologico ed emotivo ed affettivo dei più giovani, dei bambini e degli adolescenti. Questo tempo, questo periodo ormai lungo che abbiamo attraversato e che continuiamo a vivere, ha messo alla dura prova quelle che sono
le nostre risorse, ci ha fatto sperimentare e vivere emozioni legate all'incertezza, legate alla vulnerabilità, legate alla paura. E queste emozioni sono emozioni che viviamo noi adulti, ma che sperimentano anche i bambini, che sperimentano anche gli adolescenti, e talvolta che sperimentano in prima linea o di riflesso per quello che colgono e percepiscono che sperimentiamo noi adulti. E per questo ci sembra importante, anche in un'ottica di prevenzione e attenzione, cercare di fare alcune riflessioni su questo tema. Proviamo a vedere nel concreto quali sono gli aspetti che sono cambiati principalmente, e lo vediamo attraverso le riflessioni, quindi partendo da alcuni dati concreti, ma provando un pochino a riflettere. Secondo l'approccio dell'esperto, dello psicoterapeuta esperto Vittorio Lingiardi, che ha proposto alcune riflessioni rispetto a dei cambiamenti concreti che tutti noi ci siamo visti affrontare, quindi anche bambini e adolescenti. Indubbiamente in primis le mascherine. Ora, oltre all'aspetto più pratico, più legato alla fatica, all'affaticamento, al senso di fatica del respiro, al senso di oppressione della mascherina che soggettivamente viene vissuto, la mascherina ha anche un altro impatto su tutti noi. Pensiamo che c'è una zona del nostro cervello che è una zona che è proprio deputata al riconoscimento dei volti. E oltretutto il volto è una risorsa comunicativa e di elementi di informazioni, soprattutto per tutti, ma in particolar modo per i più piccoli e per i più giovani. I bambini da piccoli, attraverso l'esplorazione del volto dell'altro, riescono a cogliere e a captare quali sono le emozioni, quali sono i vissuti, quali sono le informazioni che chi si prende cura di loro vuole comunicare. È solo successivamente, nello sviluppo, che riescono a capire, a cogliere informazioni, a ricevere informazioni attraverso lo sguardo dell'altro. Così per i più piccoli, ma anche per gli adolescenti, il volto dell'altro nella totalità, nonostante a volte sembrino molto distratti, molto disattenti, in realtà continuano a cogliere informazioni proprio attraverso il volto dell'altro. E quindi diciamo che in questo momento questo tipo di relazione, di rapporto che viene mascherato, che in qualche modo viene limitato da questa mascherina, sicuramente e indubbiamente ha un effetto tra i più piccoli e tra i più giovani, oltre che tra i più grandi. E quindi forse una riflessione che può essere importante è l'importanza di trovare altri metodi, altre vie di comunicazione, in qualche modo favorendo la comunicazione degli occhi, che sono un altro mezzo di comunicazione importante, o cercando attraverso altri gesti e altre modalità di trasmettere, soprattutto ai più piccoli, quello che sentiamo e quello che vogliamo comunicare. Passiamo ora ai sensi, e in particolare al senso del tatto, un'altra dell'inevitabile e necessaria misura di prevenzione e di tutela in questo periodo di pandemia è proprio la stretta di mano, il contatto e il tatto. Pensiamo che a livello proprio di memoria cerebrale e memoria emotiva, quella che è l'esperienza del tatto resta all'interno delle nostre memorie in maniera stabile. Il modo in cui un bambino piccolo, un neonato, è stato toccato, il modo in cui un bambino entra a contatto attraverso il tatto di un altro resta per sempre in memoria, quella che è la memoria sensoriale. Pensiamo che tra tutti i sensi, quello del tatto è un senso diffuso, diversamente da altri sensi che in qualche modo fanno affidamento ad un unico organo, il tatto ha una diffusione a livello di recettori.
è diffuso nel nostro corpo, nel nostro organismo, e addirittura la mano è una delle parti del corpo con maggiori recettori, con maggior sensibilità. E con questo non si vuole dire che necessariamente per tutti la mancanza del tatto è una privazione, o per tutti la stretta di mano o il tatto è un piacere, ma comunque è una riflessione importante da fare. È una riflessione importante in questo momento in cui veniamo privati di questo, inevitabilmente di questo contatto e di questo tatto che si vede necessario in termini di prevenzione, ma che allo stesso tempo può suscitare nei più piccoli, nei più giovani, delle sensazioni, dei vissuti. E può essere importante anche per ognuno di noi riflettere su come, singolarmente per ognuno, ha un'influenza, ha un impatto questa mancanza di contatto sensoriale. E poi passiamo a quella che è la distanza e l'isolamento. Indubbiamente parliamo di distanza ed isolamento in un periodo in cui già da tempo la distanza, la comunicazione con altri mezzi, la cultura in qualche modo già era cambiata. Per cui poteva essere più naturale avere uno scambio con uno schermo di mezzo, comunicare a distanza e quindi in qualche modo forse siamo arrivati più preparati a questa distanza e a queste misure di isolamento. Tuttavia è anche pur vero che siamo e restiamo degli esseri sociali e soprattutto per i più piccoli e per i più giovani la possibilità di stare in connessione, la possibilità di contatto sono degli elementi estremamente importanti e rilevanti. E per tutti noi, soprattutto nei momenti di difficoltà, essendo per nostra natura degli esseri cooperativi che vivono in gruppo, la possibilità di vicinanza è sicuramente fondamentale. Veniamo poi al tema della privacy, del confine, della convivenza. Ecco, indubbiamente in maniera molto intensa e molto rapida ci siamo trovati a convivere in quello che tendenzialmente è una vita che viviamo in maniera molto frenetica, che eravamo abituati a vivere in maniera frenetica con poco tempo a disposizione, tendenzialmente senza voler generalizzare, ma tendenzialmente per lo più con poco tempo a disposizione, a stretto contatto. E soprattutto raramente con uno stretto contatto con dei vissuti emotivi così importanti, sicuramente questo periodo di pandemia ha messo in qualche modo alla prova quella che era la nostra capacità, le nostre risorse di vicinanza. E quindi ci siamo trovati in qualche modo a confrontarci con quello che è il nostro io, il nostro vissuto e con quello che è il vissuto dell'altro. E per i più piccoli, in qualche modo, c'è stato un entrare fortemente a contatto con quello che erano dei vissuti anche faticosi da parte dei più grandi, con il dover fronteggiare quelli che sono i confini, la distanza col resto del mondo. Per i più giovani, per gli adolescenti, invece, l'ambivalenza. In un momento delicato in cui quello che è la privacy e quello che è il confine è molto delicato e viene in qualche modo anche proprio per bisogno evolutivo messo alla prova, si sono trovati in qualche modo a vedere un confine maggiormente imposto. E infine, in ultimo, ma non meno importante, quello che è stato il tema del continuo cambiamento e della continua incertezza. Ogni cambiamento di per sé porta a livello psichico a quello che è un periodo di assestamento, ad una crisi che può portare indubbiamente ad un'evoluzione. Certo è che in questo periodo, in questa fase, il cambiamento è stato così importante, così significativo e così duraturo che quelle che sono le nostre risorse sono state messe fortemente a dura prova. E poi il tema dell'incertezza, il tema della costante incertezza che genera senso di vulnerabilità, di fragilità, ma anche un senso di impotenza.
non possiamo pensare che in qualche modo i più piccoli, i più giovani non abbiano assorbito e non abbiano in qualche modo percepito questi vissuti in prima persona o attraverso quelle che sono le emozioni di noi adulti. Proviamo ora a vedere quali possono essere gli aspetti più rilevanti da tenere a mente nel periodo attuale, pensando a quello che è stato, pensando anche a quello che ancora per un certo periodo dovremmo vivere, quando abbiamo a mente i più piccoli. Quando abbiamo a mente i più piccoli, anche se apparentemente sembrano non mostrare un vissuto particolarmente impattante, importante, dobbiamo tenere a mente che in realtà bambini piccoli provano emozioni grandi. Emozioni grandi perché noi adulti abbiamo una struttura cerebrale che si è sviluppata nel tempo che ci consente di far fronte a degli eventi di stress anche molto forti e molto significativi. E oltre a questo, noi adulti, nella migliore delle ipotesi, abbiamo una struttura psichica e emotiva che ci consente di comprendere le nostre emozioni, gestirle, anticiparle, in qualche modo fronteggiarle con un certo equilibrio, mantenendo un certo equilibrio. Quello che accade ai più piccoli, soprattutto rispetto alle emozioni, è che la possibilità di riconoscerle, ma poi di comprenderle e soprattutto di gestirle, avviene appunto nel corso del tempo. Partendo proprio da bambini molto piccoli, pensiamo che è l'adulto che in qualche modo ha la funzione di rispecchiare, di spiegare al bambino ciò che sta vivendo, di dare una spiegazione, di dare una lettura, di dare anche una rassicurazione. E siamo noi che in qualche modo modelliamo quelle che possono essere le strategie per non negare le emozioni, ma riconoscerle e anche imparare a gestirle. Quindi è molto importante che teniamo a mente come le emozioni nei bambini piccoli ci sono fortemente presenti, ma a differenza di noi adulti hanno bisogno di una guida per poterle riconoscere, per poterle vedere, per poterle sperimentare in un modo sufficientemente gestibile e per trovare anche dei modi per farvi fronte. E qui, successivamente a cadere, parliamo di quello che è l'importanza della relazione e del ruolo della famiglia. Ovviamente e indubbiamente tutti noi abbiamo sperimentato e stiamo sperimentando dei vissuti faticosi. E l'idea non è di diventare in qualche modo invincibili o di non mostrare ciò che sentiamo o di non mostrare ciò che proviamo, ma di tenere a mente che indubbiamente, inevitabilmente, i più piccoli sentono quelle che sono anche le nostre emozioni, i nostri vissuti, e quindi può essere molto importante essere molto diretti e molto chiari piuttosto che nascondere ciò che stiamo provando. Mostrare loro e spiegare loro quello che stiamo vivendo, mostrare loro e fare da modello su come possiamo far fronte alle nostre ansie, alle nostre preoccupazioni, alle nostre paure, spiegare, mostrare delle strategie di gestione. E entrare anche in dialogo con quelle che sono le emozioni dei più piccoli. Come ultimo aspetto importante è stato segnato il gioco. Perché il gioco? Soprattutto nel primo tempo, nel primo periodo d'emergenza, le famiglie si sono trovate a dover tendenzialmente o non lavorare o lavorare da casa, i bambini si sono trovati inevitabilmente con l'impossibilità, almeno iniziale, nel periodo iniziale, di poter essere a contatto col mondo scolastico, essere a contatto col loro mondo sociale e quindi inevitabilmente a vedere la parte di gioco ridotta, modificata. Poi fortunatamente ci si è attrezzati
per far fronte anche a questo come famiglie, come società, però è importante continuare a tenere a mente quanto il gioco sia una risorsa fondamentale, soprattutto per i più piccoli, perché il gioco ha proprio una funzione di crescita sul piano cognitivo, ma anche sul piano psicoemotivo del bambino. Infatti, attraverso il gioco il bambino esplora, il bambino impara a relazionarsi. Il bambino si sviluppa e soprattutto attraverso il gioco ha anche la possibilità di sperimentare, dar voce e in qualche modo portare a galla quelle che sono le sue emozioni. Quindi, riassumendo, dovendo fare un po' un quadro rispetto ai bambini più piccoli, quali sono gli aspetti più importanti da tenere a mente? Sono il loro mondo interno, il loro mondo emotivo. Come noi ci relazioniamo, ci mostriamo e fungiamo da modello per loro, e il gioco, la possibilità di poter tenere vivo questa parte fondamentale. Passiamo ora ai più grandi, agli adolescenti, e partiamo da una citazione di Victor Hugo che dice: Adolescenza, la più delicata delle transizioni. E qui aggiungo, ragazzi in crisi, in epoca di crisi. L'adolescenza è una fase di vita molto delicata. Spesso sentiamo parlare di crisi adolescenziale e non si vuole intendere con crisi un'accezione totalmente negativa. Infatti, quella che è la crisi dell'adolescente è in realtà una crisi fondamentale e necessaria proprio per poter evolvere, proprio per poter crescere. E quindi una crisi fruttuosa che ha uno scopo evolutivo. Tuttavia, sappiamo anche come effettivamente l'adolescenza è un periodo comunque delicato, sia dal punto di vista cerebrale, perché è un periodo tra i 12 e i 24 anni, c'è un periodo molto delicato dal punto di vista cerebrale, in cui il cervello è in cambiamento, ha dei cambiamenti molto importanti. E quindi l'adolescente si trova con questa parte di modifiche cerebrali, ma anche a livello più psichico si trova a fronteggiare quelli che sono i suoi compiti evolutivi tipici proprio della sua età, che sono il dover iniziare ad assumere un ruolo sociale, il tema della separazione dalla famiglia, dell'identificazione, del trovare la sua identità, il confronto con i pari, la mentalizzazione di un corpo. E quindi indubbiamente ci rendiamo conto che in questo periodo delicato, questa fase adolescenziale si trova a fronteggiare una situazione molto particolare. Così come abbiamo visto per i più piccoli, vediamo cosa appunto per gli adolescenti è importante avere a mente in questa fase che stiamo vivendo. Anche in questo caso, fondamentale importanza hanno le emozioni. Fondamentale importanza ha il bisogno di esplorazione, il bisogno di novità, il gruppo, la relazione e il tema della famiglia. Come accennavamo, tra i 12 e i 24 anni il cervello è in fase di cambiamento e a livello psichico l'adolescente sente una spinta e sente di dover far fronte a dei compiti evolutivi ben specifici. Queste modificazioni cerebrali, unite a questi compiti evolutivi che l'adolescente deve fronteggiare, portano inevitabilmente ad un vissuto emotivo che spesso è molto volubile, che spesso è più intenso, è molto mutevole, ma sente anche un impulso all'esplorazione, alla creatività, un bisogno di novità, che se non viene soddisfatto lascia molto facilmente un senso di noia. Una facilità proprio a quella che può essere la noia, il senso di insoddisfazione. Le relazioni e il gruppo diventano fondamentali per quelle che sono le tappe che lui deve in qualche modo compiere, quelli che sono i compiti. Il ruolo sociale,
avviene anche attraverso la relazione, il confronto con il gruppo, la mentalizzazione del corpo, la propria identità che nasce dal confronto col gruppo, sia dei coetanei, ma anche col confronto di altri adulti, di altri educatori, di altri riferimenti, il bisogno di connessione dato dalle relazioni e anche quello che è il bisogno di separazione, individuazione dalla famiglia. Inevitabilmente ci rendiamo conto che in questo periodo queste quattro aree elencate sono delle aree che sono in crisi, che sono molto difficili da poter in qualche modo soddisfare. La prossima slide è una slide che vuole un pochino proprio sulla base di queste aree principali di importanza che abbiamo visto per i bambini, quindi per i più piccoli, ma anche per gli adolescenti, come l'impossibilità o comunque la difficoltà di poter in qualche modo esprimere, sperimentare e vivere tutte queste aree come normalmente nella vita prima eravamo abituati a sperimentare, come possono in qualche modo queste difficoltà aver portato a dei sintomi, a dei disagi, a delle difficoltà. Quello che però vorrei anche sottolineare è che si tratta esclusivamente di dati preliminari. Come ho detto all'inizio, ci vorrà certamente del tempo prima di poter effettivamente sapere quali sono gli esiti dal punto di vista del benessere psichico di questa pandemia, di questo tempo che abbiamo tutti vissuto. Però credo che sia comunque importante anche osservare quelli che sono i primissimi dati di ricerca, questi studi preliminari. Non allo scopo di spaventarcene, ma proprio allo scopo di poter in qualche modo prendere consapevolezza e lavorare in termini di prevenzione, in termini di cura. Vediamo un po' assieme quali sono stati i sintomi che i primi dati hanno rilevato. È stato rilevato un aumento dell'ansia come emozione, anche un aumento della paura, della rabbia, dell'irritabilità, della tristezza, un senso di apatia, di noia, ma anche un aumento delle somatizzazioni, una facile distraibilità e un aumento di quelli che sono i disturbi del sonno. Questi sono alcuni delle difficoltà, dei disagi o delle emozioni, tra virgolette, negative, che sono risultate tra i più piccoli e tra i più giovani, parliamo di loro in questo contesto, che sono risultate essere aumentate rispetto ai tempi prima del Covid. Ovviamente quello che è anche importante ricordare è che non per tutti è stato così e non tutti i più piccoli, non tutti i più giovani hanno in qualche modo vissuto ugualmente questo periodo. Chiaramente differenti variabili hanno portato, tra virgolette, a differenti effetti collaterali. Quello che è emerso come differente variabile, come differente condizione che ha portato ad un aumento o maggiore o minore degli effetti collaterali, e quindi quelli che possono in qualche modo essere considerate delle condizioni post-traumatiche, sono quelle che vediamo qui elencate. Quindi le variabili che sembrerebbero essere maggiormente significative rispetto all'impatto maggiore o minore di questo periodo di pandemia sono sicuramente la posizione geografica. Chiaramente diverse zone geografiche, soprattutto inizialmente, hanno avuto un differente impatto in termini di emergenza sanitaria e quindi sicuramente quella che è stata la posizione geografica e quella che è stato un po' l'impatto in base alla zona geografica ha un suo rilievo. Le condizioni di vita, perché ovviamente
Ognuno ha vissuto questo periodo di pandemia in maniera differente rispetto allo spazio, anche semplicemente a quello che poteva essere lo spazio di vita durante il lockdown. Le risorse a disposizione in termini di ausili, di strumenti tecnologici, in termini anche di risorse di comunità, vicinanza di familiari, quindi una vicinanza sociale. L'età, e qui si è visto come l'età che hanno avuto un maggiore svantaggio sono state le età più giovanili e i più anziani. Chi ha subito dei lutti in questo periodo legati a questa pandemia, ma anche chi ha subito dei lutti, ma ha dovuto affrontare l'elaborazione di un lutto o la difficoltà di un lutto in condizione di pandemia, le caratteristiche lavorative della famiglia e quindi la possibilità di proseguire lavorativamente piuttosto che trovarsi in un'importante crisi lavorativa economica, la possibilità di lavorare da casa con dei ritmi che comunque permettessero il contatto familiare piuttosto che con dei ritmi lavorativi che non consentissero dei forti rapporti o del tempo a livello familiare, ma anche lavori che in qualche modo si sono trovati ad affrontare in prima linea questo periodo di pandemia. Anche questo è una variabile significativa. Così come quelle che sono poi le caratteristiche squisitamente personali, quindi la stabilità in qualche modo emotiva, la resilienza di ogni singola persona, le caratteristiche personologiche. E quindi un po' tutto quello che abbiamo visto essere una possibile area sintomatologica che può essere emersa o delle difficoltà, dei disagi che sono emersi, hanno comunque anche diverse variabili alla base. E questo anche per quanto riguarda il tema della quarantena e dell'isolamento. Ci sono state quarantene più difficili e quarantene tra virgolette positive. Ci sono state quarantene che hanno permesso di rivalutare relazioni, rivalutare stili di vita, che hanno favorito delle riflessioni, così come invece ci sono state quarantene che purtroppo hanno aggravato una situazione già preesistente di difficoltà. Quindi un po' per andare verso la conclusione, è importante appunto sottolineare come all'interno di una situazione di emergenza e all'interno di una condizione di difficoltà comune e comunitaria ci sono anche dei fattori, delle variabili che possono in qualche modo aver inciso in maniera sfavorevole o tra virgolette favorevole. Andando un po' a concludere, quello che abbiamo visto oggi in questo breve tempo assieme è un po' la cornice in cui si sono inseriti i più piccoli e i più giovani. In questa cornice abbiamo visto quelli che sono gli aspetti rilevanti da tenere a mente per i più piccoli, il loro mondo emotivo, il tema del gioco, ma anche il tema della relazione e dell'interazione con le figure di riferimento, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti emotivi. Abbiamo visto poi il mondo degli adolescenti e quindi la consapevolezza di come i compiti evolutivi, le modificazioni cerebrali che vive l'adolescente si sono trovati a fronteggiare un contesto molto delicato. Abbiamo visto come ci sono differenti variabili. E quindi questa un po' è la cornice globale introduttiva. Chiaramente può sembrare un po' scoraggiante, nel senso che inevitabilmente la situazione è una situazione complessa,
però la consapevolezza, la conoscenza e anche la possibilità di sapere quali possono essere le misure di prevenzione, quali possono essere le strategie o le accortezze che si possono mettere in atto, sicuramente sono fattori importanti che possono aiutare e sostenere i più piccoli e i più giovani in questo momento delicato. E quindi chiudo con voi con questa citazione che ci dà un po' di speranza e ci avvicina al tema invece del prossimo incontro. In tempi duri dobbiamo avere sogni duri, sogni reali, quelli che se ci daremo da fare si avvereranno. Questo appunto come augurio, ma anche come stimolo per poter proseguire e quindi l'idea di incontrarci il prossimo giovedì per rivedere i temi di questa sera, ma sotto una luce differente, quindi sotto la luce della prevenzione, sotto la luce delle strategie e dei metodi che possono in qualche modo essere una risorsa per noi adulti e di conseguenza essere una risorsa per i più piccoli e i più giovani. E con questo chiudo l'incontro di questa sera, vi saluto e vi auguro una buona serata. E alla prossima. Grazie dell'attenzione.